Benvenuto vermiciattolo, il nuovo Krusty Krab è il paradiso dei cuccioli. Accomodati pure e ricorda di ordinare da mangiare. Ok, sarà meglio che ordini io. Ehi, senti amico, potrei avere un Krabby Patty da portare via? Mi dispiace, non è possibile. Puoi provare ad andare dall'altra parte della strada. No, io non voglio mangiare in quel posto. La specialità della casa! Ah, è bello che i miei cuccioli mangino bene, ma io sono ancora affamato! Vorrei essere un animale da compagnia, così potrei mangiare dal pavimento! Ma tu stai già mangiando dal pavimento! Sì, lo so, ma vorrei poter mangiare anche i Krabby Patty dal pavimento! L'ultimo posticino è per voi! Ecco. Oh no! Ma cosa? Molto bene, ragazzi! Anzi, sì, mister. Perché tutti questi nuovi cuccioli non hanno un Krabby Patty? Questo è un ristorante, non è un rifugio. Chiaro! Buongiorno, caro amico coniglietto. Non è che per caso ti andrebbe di darmi un pezzettino del tuo panetto? Ecco, io stavo solo. No! Bau. Ma ci aveva detto che persone e animali non possono mangiare insieme. Già, che cosa ci fa lei qui dentro? Tutto questo disastro è colpa sua. Ci ha preso in giro. Dovrebbe vergognarsi. Non si fa. Ecco, io avevo soltanto voglia di un Krabby Patty. Siamo tutti qui per questo, vero? E poi io ho imparato una cosa oggi. SpongeBob, dammi un do maggiore. Ti dispiacerebbe? Eccolo qua. I cuccioli sono come persone, come sono io, come sei tu. Se una cosa ti piace molto, a un cucciolo piace anche di più. Ce n'è uno se correre vuoi e ce n'è un altro se voglia non hai. Per chi odia il sole uno ce n'è, per chi si vuole abbronzar. Uno per chi vuole cantare e ballare, per chi triste sarà. Per chi ama giocare uno ce n'è e per chi un solo occhio ha. Sì, fa niente ciò che dici o fai, la verità sappiamo qual è. I Krabby Patty noi vogliamo e con i cuccioli noi ci abbuffiamo. Perché i cuccioli sono come persone, come sono io, come sei tu. Se una cosa ti piace molto, al tuo cucciolo piacerà ancor di più. Sì! Le persone e i propri animaletti devono poter mangiare tutti insieme. Sì! E adesso Krabby Patty per tutti quanti! Non paga la casa!
Finalmente qualcuno con cui vado d'accordo e che mi sta simpatico. Io! È ora di andare al lavoro! 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 Chiudi il becco e lasciami in pace, SpongeBob! Mancano ancora 15 minuti! Su! Scusami tanto, SpongeBob! Scusami tanto, SpongeBob! Scusami tanto, SpongeBob! Stammi lontano! Quello sarebbe il mio vicino di casa? Autodistruzione! Opla! Mentre le batterie cuociono sulla piastra, preparo gli altri ingredienti. Abbiamo il primo ordine, due Krabby Patty con doppi bulloni. Dati non riconosciuti, dati non riconosciuti. Io la tua roba lumaca di staccarsi dalla mia testa! Gary! Permesso, scusate, permesso, scusate, permesso, scusate. Robot impazzito! Gary, adesso cosa faccio? Devo pensare. Ah sì, certo, un muro di mattoni. Non ci serve. Mi raccomando, sii gentile. Grazie a te, adesso sono bloccato dentro a un gigantesco mostro metallico. Vero, ma c'è un aspetto positivo. Ora puoi socializzare con tutti i tuoi vicini di casa. Salve, Rub. Salve, SpongeBob. Che bello, che bello, che bello. Che bello, che bello, che bello. Qui, questi sono i nostri clienti. E questo invece è Squiddy, ovvero il mio migliore amico. Non è vero, non è altro che una sporca bugia. Oh, a proposito di sporco, sarà meglio che mi lavi le mani prima di cucinare. Ti affido questo bel robottino, mi raccomando. Devo riconoscere che sei proprio carino, sai? Hai detto carino? State dietro, razza di animali! Non state
buttargli addosso. Ha bisogno di spazio. Sembrano le urla dei clienti che spendono i loro soldi. Oh, chi sei tu? Asciugarsi le mani è importante tanto quanto lavarsele. Oh, abbiamo chiuso prima oggi. Poco male, così avrò più tempo per il mio nuovo amico QTP greco. La 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 la. Per la barba di Nettuno, che cosa sta succedendo? Oh, appunto, che cosa sta succedendo qui? Okay. Dietro questa faccenda c'è il tuo zampino, non è vero? Ma come osi? E questo come è arrivato qui? E va bene, sono stato io. Per darvi una lezione ho costruito un robot che mangia tutti quelli che dicono denunciami se vuoi. Oh, io non voglio denunciarti, mio caro Plankton. Io voglio soltanto uscire da questo cavolo di congegno infernale. Ok, piccolino, di... Oh. Aspetta, volevo dire... vicolo cieco, ma i vicoli ciechi non fanno ridere per niente. QTP greco, ti prego non mangiarmi. Mangialo! No, sì, idea! Proverò col potere rilassante della musica. Questa non è una festa, razza di babbeo! Allora perché mi avete accolto così? Perché adesso che sei arrivato tu, finalmente possiamo raggiungere tutti insieme l'uscita d'emergenza! Avanti, vi facciamo la piramide! Finalmente siamo usciti! E in più, vi ho fatto entrare gratis a Glove World! Ditemi se è poco! L'ultimo che arriva al guanto scontro è un pesce bollito! Ho sentito che stavi così male al telefono che volevo assicurarmi che avessi tutto ciò che ti serve per prenderti cura di te stesso. Ecco, vede, non vorrei rischiare di infettare nessuno, perciò probabilmente adesso se se ne va è meglio. Oh, ma tu non sei nelle condizioni di rimanere a casa da solo. Ecco perché ti ho portato un aiuto. Eccolo qui, contento? Mi farò vivo più tardi. Il dottore è arrivato. No. Faccia. Rilassati ora, non ti devi affaticare. Dico davvero, Mr. Crab, il dottore non è necessario. Lo è, come se lo è. Se scopro che la tua è tutta una finta, per non venire a lavorare, ti dovrò licenziare. Oh no, io non sto fingendo, no, io sto... male. Ok, hai il permesso di curarmi. Oh no, non ci credo. Ah, un OTP
l'ultimo strudel renderà senz'altro migliore la mia giornata. Quindi controlliamo la temperatura. Vedi di tener lontano quel... Wow, 36 gradi e 6. Quindi tu stai molto meglio. Possiamo tornare al Krusty Krab insieme. Che cosa? No! Dammi quel coso, devi aver letto male. Ehi, cosa c'è là in fondo? Oh, che forte, quello è un muro. Già. Com'è lisso. È stato bello. Ora controlliamo di nuovo la temperatura. Certo, come vuoi. Vediamo. Oh no, è il febbrone. Devo passarlo subito. Andiamo. No. Giusto, serve ancora più fredda. Ti ringrazio. Oh cavolo. Ecco, va meglio adesso. No, razza di stupido. Hai ragione, Squiddy. Sono stato un grande stupido. Cosa? Mi ero messo a curarti i sintomi invece di curarti la malattia. Allora abbiamo finito. Ma cosa dici? Abbiamo appena cominciato. Cosa tentacolo, sono SpongeBob. Pronto ragazzo, come sta il paziente? Meglio, sto molto meglio. Per favore mi faccia tornare al lavoro. Oh, non essere ridicolo. Sembri ancora un po' malato. Meglio continuare con le cure, SpongeBob. Come desidera, Mr. Krab. No. Forza, apri bene. Non avrai intenzione di avvicinare qualcosa alla mia bocca. Invece sì. Il libro diceva di allungargli il naso, lavarlo con una medusa e pulirgli i polmoni con un riccio eliminatossine. Bravissimo. Caro Squiddy, ti senti meglio dopo un giorno passato a casetta? Beh, in un certo senso sì. Wow, che magnifico spettacolo! Può ben dirlo, prima ero stufo di qualsiasi cosa, mentre invece adesso non lo sono più. Ero afflitto da tossine e da stress per tutti gli anni passati qui dentro a fare questo lavoro, ma SpongeBob me li ha lavati via. Adesso ti ho voglia di ordinare. E spendi tu che muscoli. No. Già l'ho posto a sfoglio. Smettila. E spendi. No. Cosa aspetti? Vieni a provare uno dei nostri deliziosi. Krabby Patty. Ma dove è andato? È lassù. Questa volta non mi sfugge. Guarda dov'è? Ora torniamo a casa una buona volta. Mr. Krab ha detto che non possiamo finché non avremo venduto almeno un Krabby Patty. E va bene, allora lo compro io un Krabby Patty. Cosa? Oh no, ho
dimenticato il portafogli a casa. L'ho imparato leggendo il fumetto Fesse Giungla. Ah, è cascato nella trappola. Visto che non tornerò più a casa, tanto vale mettermi comodo. Ehi! Voi due perché continuate a seguirmi? E tu perché continui a salutarci se poi scappi? Eh? Non capisco quello che stai dicendo. Lascia fare a me, Squiddy. Io parlo bene la lingua di Rock Bottom. Perché continuavi a salutarci con la mano? Non vi stavo salutando. Mi stavo solo asciugando le ascelle. E noi volevamo solo venderti un buon Krabby Patty. Sembra molto gustoso. Vendiamo un Krabby Patty. Ciao Bart, è un peccato che tu non sia venuto alla gita annuale al Krusty Krab. Comunque ti ho portato un Krabby Patty. Grazie Frank, le ascelle ci mettono tanto ad asciugarsi. Mi spiace ragazzi, vi comprerei volentieri un Krabby Patty, ma come vedete sono già a posto. Ah. No. SpongeBob, Squiddy, eccovi, siete tornati! Quanti Krabby Patty avete venduto? Nessuno. Come? E allora cosa cavolo avete combinato tutto il giorno? Ritornate sul furgoncino e rimettetevi subito al lavoro! Chiedo scusa, il mio stomaco reclama, sono stato così impegnato che non ho avuto tempo di mangiare. Deve darmi $5. Ok, va bene, eccoli. Tanto poi mi ritornano in tasca. Sì. Abbiamo venduto un Krabby Patty, finalmente, che bello! E io finalmente posso andare a casa. Non mi va più. Se penso che l'ho pagato $5, mi viene il voltastomaco. There, that should do it. Oh, Mrs. Puff, it's been so long. Did you miss me? Oh, yes, SpongeBob. I missed you so much. It's so good to see you from here. Ooh, did you get a new hat? It really brings out all your eyes. Now I can catch up on my stories. Oh, Dwayne, the only thing I've ever loved is a skull crack. Turning right thing. Hey, this is the longest I've ever driven without crashing. Huh? Oh, there's none left. Left? But I'm still working on right. Do you really think I'm ready? Oh, okay. If you think so.
some people will do anything to use the carpool lane. With an emergency news bulletin! High-speed sponge terrorizes Bikini Bottom with potato prisoner! Last seen pursued by band of bandage bikers along Kraken Avenue! Who knows where he may strike next? SpongeBob? Hello? Hello? Oh, Neptune! Enough of this leisure wig! Time for the Pursuit Wig! I'm a driving instructor, and I'm commandeering this vehicle! I can dig it, Mohawk Mama! Whatever you say. Phew. Oh, dear. You're all resilient, Mrs. Puff. From now on, SpongeBob, I'll uphold my duty as your driving instructor to keep you safe on the road. Wait a minute. You're Puff the Tough. Will you sign my cast? Oh. I love you. What a legend. Oh, hi, boys. Looks like you've got things under control here. Let's grab! I know the drill. So, what are you in for? Sheldon, ora tu dovrai organizzare una serata romantica senza interruzioni. E finché questo non sarà avvenuto, nessuno di noi due potrà abbandonare il Chum Bucket. Quindi preparati. Ti conviene non mandare tutto all'aria questa volta. Penso che lo stufato di componenti elettronici preferito da Karen sia ciò che ci vuole. Già. Credo che non ci sia niente di male se da una sbirciatina al Krusty Krab. È stata una lunga giornata, sì. È veramente là fuori e stavolta non è un ologramma! Oh, Karen! La cena è servita, mia dolce nocciolina! Non ci posso credere come sono emozionata! Io adoro il mio maritino! E io adoro la mia Karen! Adesso mangiamo! Formula segreta del Krabby Patty, sto arrivando! Aia! Così è un po' troppo forte, tesoro! Aia! Plank!
Oh, così va molto meglio. Bene, grazie, buonanotte. Meno male, ci è mancato poco. Sì, posso dire che anche oggi è stata un'altra giornata molto proficua. Dico bene? Dov'è la formula segreta del Krabby Patty? Deve essermi caduta dalla barca! Tranquilla, piccola mia! Papino sta tornando a prenderti! Formulina! Dove sei, formulina? Che avete fatto alla mia formulina? Si può sapere dove è la mia formula segreta? Formula! Dove sei finita? Formula! Formulina! Formula! 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 Dove sei finita, formulina? Plankton! Lo so che hai preso tu la mia formula! Ridammela! Ridammela subito! Aprimi subito, Plankton! Lo so che hai tu la mia formula! Che sta succedendo? Come? Ah, intendi questo rumore? È soltanto l'asciugatrice! Ho pensato di fare il bucato, così domani non dovrai farlo tu, bacio bacio! Oh, Sheldon, questa è la cosa più romantica che tu mi abbia mai detto! Guarda! La formula è ufficialmente mia! Andiamo! Lo so che sei lì dentro, Plankton! La formula! Grazie per averla custodita! È mia! Sheldon, oggi finalmente ti sei riscattato! Quindi voglio farti una piccola sorpresa! Dopo anni di ricerca ho finalmente sintetizzato i dati e sono arrivata a scoprire la formula segreta del Krabby Patty! Lascialo! Lascialo! Ma certo, come vuoi, Krab! Chi ha bisogno di una vecchia copia cartacea in bottiglia quando posso avere una moderna versione scaricabile proprio via casa? Vabbè! Bene! La formula segreta è... Dillo, dillo, ti prego! Sheldon! Domanda! Chi è il vero Sheldon di noi due? Sono io, stupidotto! Sicuro? Guarda che anch'io sono Sheldon! No, solo io sono Sheldon! Non mi importa chi di voi due sia quello vero! Potete guardarmi entrambi mentre cancello la formula! Cara, il tesoruccio mio, dolcezza mia, per favore, parliamone un attimo! No! Vedi di non rovinare la serata, Plankton! Per lo shopping, i grandi magazzini nel cuore della città sono il mio posto preferito! Le faccio strada! Automatiche saranno anche una bella trovata, ma noi campagnoli preferiamo accogliere gli ospiti solo con la cortesia. Prego, signore, si accomodi. Mi scusi, senta un po', cosa crede di fare? Io? Sto tenendo la porta. Venga, provi anche lei. Narlene, sei matta? Lei è Miss Hutton. Prego. Scusi, la mia amica è nuova in città. Facci perdonare, le prometto che faremo tanti, tanti acquisti. Bene. Fate pure un giro nei miei grandi magazzini, giovani clienti. Ricordatevi però che quello shopping è una cosa seria. Va bene. Ti do il benvenuto nel magico reparto profumi. Così puzzosa che se non stai attenta ci lasci le penne! Sì, ma per volare in paradiso! Inebriante! Io... Ehi, Diego! Sì? Che cosa vuoi?
da me. Ho dei fondi di magazzino che fanno proprio al caso suo. Gradirebbe sentirne qualcuno? Spiacente, ma le mie narici sono sensibili ai cattivi odori. Non l'avrei detto. E comunque io uso esclusivamente il mio profumo. Eh? Olezzo di sottovasco? Come dice il proverbio, anche per il piede più grande c'è la scarpa giusta. Prego, col suo permesso. Va bene, vediamo se fanno per me. Ha distrutto la scarpa col tacco! Mi spiace, io l'avevo avvisata. Ehi, un momento, adesso ho capito chi siete. Siete le due piantagrane. Presto, sicurezza, emergenza al decimo piano. Codice rosso! Miss Upton, le chiediamo scusa. Io e Arlene volevamo soltanto divertirci. Per vostra norma e regola, lo shopping non è divertirsi. E per mia grande fortuna, voi non metterete mai più piede qui dentro. Non potete farmi questo, io ho la carta diamante. Ma io per essere mie clienti, specialmente lei. Cosa? Che problema c'è se la mia amica non si comporta come la gente di città? Almeno non è una snob con la puzza sotto il naso come lei. Oh, in ogni caso noi siamo amiche per la pelle e le amiche per la pelle stanno insieme. Ce l'ho fatto! Molto bene! Controlliamo l'indirizzo della prima lettera. Oh, non riesco a leggerlo! Ciao Patrick, ho riconosciuto il suono della tua testa. SpongeBob, tu sai dove abita SpongeBob SquarePants per caso? No, mai sentito. Allora basta, la rispedisco al mittente. Ehi, bello questo berretto. Ce l'ho perché oggi faccio il postino. Wow, fare il postino è sempre stato il mio sogno. È come essere Babbo Natale tutti i giorni, tranne la domenica. Assistente, a te l'onore di suonare il campanello. Oh, ai suoi ordini, signor postino. Ma prima ci vuole un po' di riscaldamento. Uno, due, destra, sinistra. E un po' di smalto. Fanno portare la posta a due imbecilli del vostro calibro? Oh sì, agli imbecilli fanno fare tante cose oggi. Oh, è arrivato finalmente! Cosa sta succedendo alla faccia di Squiddy? Credo che stia sorridendo. Dopo una lunga attesa, ecco qui il clarinetto turbo. Questo direi. Bene,
dovevamo venire giusto qui. È una convocazione per fare il giurato, Fortunello. Consegna speciale. Ottimo lavoro, signor Postino. Aio. Ops. Mi sa che quella fessura è difettosa. Missione compiuta. Ma proviamo a suonare il campanello. E che cosa volete? Consegna speciale per te. Non sono interessata. Forse è meglio se continuiamo col nostro giro. No! Io sono un postino, SpongeBob! E il giuramento dei postini dice: nessun intoppo e nessuno sciroppo, nessun fossato e nessun tombino mi impediranno di portare la posta al cittadino! Consegna speciale per te! Lancio speciale per te! Non è vero che fare il postino è come essere Babbo Natale tutti i giorni! Barba! Ah! Dimenticavo, buon Natale! Ma se siamo all'olio! Dai, prendila lo stesso! No, e poi no, non la voglio! Nessuno intoppo e nessuno sciroppo! In guardia! Guardiami pure! Preparati a essere distratto! E spedisco per posta genere! Consegna effettuata. Ehi, attento! Papà, sei seduto sul mio posto. Eri seduto sul mio posto. Papà è finito il mezzo. No, così no. Mi rifiuto categoricamente di stare seduto per tutto il volo in mezzo a voi due. Fammi almeno stare vicino al corridoio. Ecco. Scusi, signore. È seduto nel posto assegnato? Siete pregati di allacciare la cintura di sicurezza e di regolarla tirando la cinghia in questo modo. Si assicuri che sia abbastanza stretta e metta lo schienale della poltrona in posizione verticale. Oh, sono guai. D'accordo. Così. Ecco fatto. Senti, Patrick, facciamo cambio così guardo anch'io fuori dal finestrino. Va bene, ma sbrighiamoci. Attenzione, signori passeggeri, è il vostro comandante che vi parla. Mentre prendiamo quota, vi preghiamo di tenere le cinture allacciate. Adesso potete alzarvi dal posto. Hai sentito, Squiggy? Adesso puoi alzarti. Venite a slegarmi. Oh, guarda qui, una specie di biberon. Ah, a me
12 ore insonni più tardi. Fa silenzio, signore! Voglio fare la nanna! Oh, stavo sognando di nuotare in mezzo all'oceano e ora devo andare a fare la pipì! Ciao, posso esserti d'aiuto? Sì, ho bisogno di andare in bagno! Questa è la porta! Oh, maleducata! C'ero io prima di lei! Ehi, Marmocchio! Si può sapere che fine ha fatto la mia collega? È appena entrata in bagno! Controlli! Mi farò salvare dalla hostess. Devo solo premere il pulsante. Buonasera, signor passeggero. Gradisce un po' di caffè? Cosa? Patrick, dove cavolo sono le vere hostess? Non lo so, sono chiuse in bagno da un po' di tempo. Secondo me quelle due hanno bevuto troppo caffè. E a proposito di caffè, te l'ho perso? Ma io non voglio nessuno. Aspetta, Squiggy, non pensavo che ti piacesse così tanto. Ci scusiamo per la turbolenza. Cavolo, Patrick! Non sapevo che facessi la hostess anche tu! Sì! Ehi, ti piacerebbe essere il mio collega? Sì! Oh, poi... No! Le faccio le mie scuse, signore! Adesso rimedio subito! Sono libero? Sono libero! Puntino! Cari compagni di sventura, dichiaro il 400° incontro del club Noi Odiamo SpongeBob ufficialmente aperto. Ma prima il nostro motto. Noi non vogliamo fare del male a SpongeBob. Noi non lo sopportiamo tutto qui. Qualcuno ha un nuovo dolore legato a SpongeBob e vuole condividerlo? Quanto tempo ho? Io! Ho un dolore represso che voglio sviscerare! Un momento di pazienza. Ciao, Squiggy, Sanella! Oh. Prego, signora Puff. Vorrei condividere un increscioso incidente. In qualità di presidente ti do la parola e ti consegno la spugna del supplizio. Tutto è iniziato la settimana scorsa. Stavo facendo una delle cose che più mi rendono felice: consegnare la patente di guida a un'allieva. Bertie, hai superato l'esame di guida. Congratulazioni. Oh, senza di lei non ce l'avrei mai fatta, signora Puff. Con lei imparano tutti. È così brava. Grazie. Sì, tutti tranne uno. Attenti, posso accarezzarla? Attenzione! Visto? A quanto pare si è appena liberato un posto, signora Puff. Ho provato ad andarmene, ma come ben sapete è impossibile scappare da... SpongeBob! Un rettilineo in sicurezza. E adesso faccio una bella serie di testa coda. Ops, stavo per abbattere il cartello. Non siete soltanto voi le vittime. Aspettate di provare una vera esperienza di puro terrore in tempo reale. 3, 2, 1. Ah, eccolo, puntuale come sempre. Oh. È in
invece non c'era nessuno. Forse me lo ero immaginato. Oppure SpongeBob era già riuscito a intrufolarsi di nascosto in casa mia. Mi presti un po' di acqua salata? Tieni. Naturalmente l'acqua salata era solo una scusa per entrare in casa mia senza essere stato invitato. State facendo una festa. E come era prevedibile, SpongeBob non perse tempo e si mise a infastidire i miei ospiti. Salve, signora Puff. Non vedo l'ora che arrivi la prossima lezione. Lasci che le dica, signor Bustino, che ogni pacco che mi porta per me è davvero speciale. Si fermi per un tè una volta. Sei in gran forma, Bubblebass. Stai andando in palestra, eh? Carissimo Plankton, te l'ha mai detto nessuno che hai un occhio bellissimo. Inutile dire che essendo arrivato SpongeBob, il suo stupido amico rosa a cinque punte non poteva essere lontano. Non c'è più niente da bere. Niente paura, preparo un punch analcolico a base di ananas. È una mia specialità. Lo faccio con i muri di casa mia. E nessun racconto su SpongeBob sarebbe completo senza un'opera di distrazione da parte sua. Punch analcolico all'ananas in arrivo. Fine della storia. E adesso dove concludiamo l'incontro del nostro gruppo? Se volete conosco io un posto perfetto. Chi vuole fare uno spuntino? Attenti agli spunti. Oh, che guaio! Abbiamo finito le spugne, non ce n'è neanche una. No, ti sbagli! Una ce n'è ancora! Cosa c'è? Ah. Oh, forse sto ancora dormendo? Il nostro compito principale è quello di farti divertire! Mi piace tantissimo! È fantastico! E ora che succede? Ora di pranzo? Perché in un sogno si dovrebbe... Ah! Aiuto! No! Allora questo non è un sogno, è un'infestazione! Ma dove sono? Niente male. Via! Sto veramente bene così. Per favore, non rovinate tutto mordendomi la faccia. Ecco, avete rovinato tutto! Salvo! Oh no! È male! Perché sta succedendo proprio a me? Ah, certo! Il karma! Oh.
ma che state facendo? Oh, ma è molto piacevole e caldo. Questa è musica da circo. Ciao, come va, Squiddy? Era solo per controllare. Tu non hai visto un pacchetto indirizzato a me, vero? Il mio circo delle pulci! Sono arrivate! Le pulci sono arrivate! Ma questa scatola è vuota. Dove sono le pulci? Ciao, pulcette adorate! Spero che abbiano mangiato, Squiddy. Possono essere molto fameliche. Oh, le ho già abbondantemente sfamate, però adesso portatele via, per favore. Ai tuoi ordini, forza! Un bel salto! Finalmente posso portare il circo a casa mia! Tutti a bordo! Questo è il giorno che aspettavo da tutta la vita! Non posso crederci! Stupidissimo circo delle pulci! Ma tu guarda che cosa hanno combinato! Eh? Questo? Oh. Ispettore, per fortuna li ho sistemati tutti in ordine alfabetico. Questo è Aro Mardvark, è pericoloso lui. Oh, accidenti, no. Lei invece è Abby Hardvark, sa dirci se è pericolosa. No, neanche lei. Questo è Albert Hardvark, è pericoloso. No, neanche lui. Passiamo alla lettera P. Lui è figlio, non sa dirci se è pericoloso. Sì, lui è molto pericoloso. Aspetti, lui viene dopo. Prima c'è Terilus Percival. Questo è pericoloso. Non c'è nessuno! È il momento della bibita speciale del rutto garantito. Isolato non mi interessa. Hey, quale parte non avete capito della frase non mi interessa? Chiedo scusa, Squiddy, ma devo prendere il pigulon che si trova all'interno della tua abitazione. Ho detto che non mi interessa! In questo caso verrò e rotterò fino a spazzare via anche la tua casa, è chiaro? Non riesco a capire. I miei lucchi avrebbero dovuto spazzare via questa casa come se fosse di poi. Spiacente di deluderti, ma questa casa è stata costruita proprio di SpongeBob. Sono molto delusa, figliolo. Alla tua età dovresti essere capace di ruttare a dovere, invece no. Ora la mamma ti mostra come si fa. Tieni, bambina. Non ho bisogno di quella roba, io. Ecco, vieni!
un giocattolo al mio figliuolo se non volete altri guai. Ma veramente il giocattolo è nostro. Abbiamo anche lo scontrino. Bubble Bass. Babina, sono pronto a scommettere che quello scontrino è fasullo. Donna, ma ti prego, io stavo solo cercando. Dai, non piangere adesso. Abbiamo una casa che ti farà stare meglio. Davvero? E sarebbe? Digilon, abbiamo deciso di regalartelo. Oh, gioia e gaudio! Datemelo! Eccolo, è compatibile. So quanto gli vuoi bene. È stato molto bello giocare insieme a lui. Una volta che avrò rubato la formula segreta, l'impero distrutto e post-apocalittico che ne conseguirà a livello globale sarà tutto mio! E io, colmo di gioia, mi siederò sulle vostre ossa! Direi che è molto malvagio, Deckard! Farai un periodo di prova. Prima, però, ti serve un nome adeguatamente cattivo. Che ne dite di Mister Fagiolino? Io propongo Verdicello il Vermicello. No, è troppo lungo. Se facessimo Capitan Calzetta? Allora è deciso. Tu sei Capitan Calzetta. Sì, Capitan Calzetta. Il nome poi si può cambiare, giusto? Molto bene. Vediamo come se la cava in quanto a malvagità nel mondo reale. Prima prova, devi portarci il pranzo. Un basket da 25 hot dog dalla capanna delle super lagne. Con la salsa malvagia. Anzi, extra malvagia. Che strana prova, ma io non mi tiro mai indietro. Dunque, voglio un basket da 25 hot dog, per favore. E vedi di fare in fretta. Con l'aggiunta di salsa extra malvagia. Ok, riconosco quest'ordine. Lo fanno i componenti della banda Evil. Qui non potete entrare. Portami quello che ti ho chiesto o scoprirai cosa vuol dire terrore. Sicurezza, venite. Abbiamo un piccolo problema. Quanto tempo ci sto a mettere? Dovevamo aspettarcelo, è troppo piccolo. Sto morendo di fame. Secondo voi abbiamo speranza di pranzare? No, purtroppo temo di no. Eccomi! Mi spiacerebbe darmi una mano! Oh, dimenticavo! La salsa extra malvagia! Ottimo! Bravissimo! Un brindisi speciale a Capitan Calcetta! Bip! Oh no, Mr. Crab! Che cosa succede, ragazzo? Per mille murene malefiche! Conviene consegnarmi subito la formula segreta, mio caro Craig. Sono io il nuovo cervello della Evil, scritto Evil. Fammi indovinare, andate a un raduno di cosplayer. Oh, che bel costume che hai, Plankton. Io non mi chiamo Plankton, io mi chiamo Capitan Calzetta. Addosso! Per mille tentacoli, questa maglia era fresca di bucato. Pronti ladri, tenete giù le zampe dalla mia formula segreta! Sì, sì! Questa non è la formula per la conquista del mondo. È la ricetta di un panino. Cosa ce ne facciamo? Ecco, ora ti spiego. Diciamo che con quella ricetta posso far chiudere l'attività di Crab. E perché dovresti farlo, scusa? Il Crab Patty è una vera squisitezza. Yeah.
Tienila, boss. Continua così e scusaci per il disturbo. Non dovevo ascoltare questa mezza calzetta. Ci ha fatto solo perdere tempo. Te lo do io, il gran genio del crimine. Appunto, altro che enorme perfido cervello, tutte baggianate. Ma... fermi le jalapenos! Plankton è condannato a restare chiuso per sempre in una bottiglia? Prigioniero del vetro? No, è condannato a bruciare tra le fiamme della salsa malvagia. No, qui si usa solo la salsa della casa. Che puzza! Buongiorno, avete chiamato il Krusty Krab. Chi vi parla? Eugene Krab, il proprietario. Ora tu regalerai tutti i tuoi Krabby Patty, dal primo all'ultimo. Ehi, come osi farmi una telefonata così oscena? Attento, perché se scopro chi sei vengo a cercarti. Oh, cavolo. Io regalerò tutti i miei Krabby Patty. Noi non voglio soldi, oggi è tutto gratis. Cosa? Tutto gratis? Che bello, Mr. Krab. Finalmente ha trovato la sua generosità nascosta. Evviva! Krabby Patty gratis per tutti, signore e signori. Buon appetito. Offre, Mr. Krab. Successo. Eccola qui, la mia monetina. Sapevo che ti avrei recuperata. Krabby Patty, wow. Signori, approfittatene, sono caldi e gratis. Caldi e gratis? Via qua, mangi, ma non c'è niente di caldo e gratis al Krusty Krab. Cosa combini? Sei impazzito? Torna in cucina e aggiusta subito tutti questi Krabby Patty, così li riutilizziamo. No, mi sembrava troppo bello. Krusty Krab, chi vi parla è il proprietario. Adesso regalerai tutti i tuoi soldi fino all'ultimo centesimo. Adesso regalerò tutti i miei soldi. Devi regalare tutti i miei soldi fino all'ultimo centesimo. Ma dovevo capire che stava solo scherzando, perché lei è davvero generoso. Babu, babu, babu. Bello, un'altra monetina. I love you, telefono. Cosa? Con i miei soldini! Lei mi ha detto di regalarli tutti, non riesco più a seguirla. Adesso invece regalerai il Krusty Krab! Sì! Grazie al cannone laser finalmente potrò eliminare Krab! Che cosa? Che cosa? Da questo momento il mio ristorante è completamente tuo. Questa faccenda è molto strana. Ma come dice sempre nonna Plankton, a lumaca donata non si guarda del guscio. Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ho vinto! Oh oh. Fuori, voglio la mia monetina! Oh, la generosità ripaga sempre! Non è vero! Scherzo è questo? E poi dov'è la monetina che mi devi? Sono libero! Dove... ragazzo, ce l'hai una moneta per l'autobus? Certo, signor Demone, ecco. Finalmente sono libero!
Non è poi così male questo lavoro. E poi sono circondato dalle monetine. Direi che non posso proprio lamentare. Ehi, che cosa sta succedendo? Quando lo stacchi, buttalo subito nella spazzatura, d'accordo? Con piacere. Cosa sta succedendo? Guarda, è solo uno sferato. Ora sto meglio. Il mio padrone vi dà il benvenuto e vi ringrazia di avergli portato tutta la sua posta. Troviamo da noi l'uscita, arrivederci. No, non voglio andare via, è presto. Non potete uscire con questo tempo. Sarebbe pericoloso. Dobbiamo restare qui. Evviva! Il mio padrone dice: sogni d'oro e soprattutto non fatevi mordere dal vampiro. Il mio padrone vi augura una serena notte. Serena notte anche a te, Nosferatu, ciao! Questo castello mi mette i brividi, ma tanto ci dormiamo solo una notte, dico bene, Spon? Oh no, non mi sono lavato i denti! Filo interdentale. Oh no, non mi sono lavato la testa. Ora ho dimenticato la crema per gli occhi. Insomma, vuoi lasciarmi dormire, sì o no? Cosa fai lì, Nosferatu? È vero, perché esci dal quadro in quel modo? Hai visto anche tu? Nosferatu ha cercato di mordermi! Allora è vero che è un bambino! Toglierà tutto la pelle! Ci sarà pure un modo per uscire da questo castello! Se volete posso accompagnarvi io all'uscita! Slappi, ho tanto sonno! Proviamo da questa parte! È proibito entrare nella tromba lavanderia del castello. Se vi trovasse qui, il mio padrone si arrabbierebbe tantissimo. E come sapete, è difficile accorgersi quando vi sta osservando. Ho capito, è dietro di noi. No, non c'è nessuno, tranquillo. Non mangiarci, per favore! Ma il mio padrone non ha appetito. Ha consumato una lauta cena. Vuole soltanto consegnarti un pacchetto. Oh, davvero? Beh, gentile da parte sua. Grazie infinite. Che forte! Chissà dentro cosa c'è. Aprilo. Vediamo. Bello! Il club dell'ortofrutta mi ha mandato l'aglio del mese. Che cosa c'è? Oh, oh. Visto, il mio padrone vi ha preso in giro. Lui va matto per l'aglio. Aspetta, stavolta non sei tu a spegnere e accendere le luci. Quindi chi lo sta facendo? Ah, è lui, il fantasma dell'opera. Mister Crab, io ho tutto.
sono pronto a fare snorkeling. No, aspettate un momento. Lo yacht non c'è. Non so perché, ma c'è qualcosa che non mi torna. Sofia, non agitatevi, eccolo qui il mio yacht, marinai di poca fede. Prima però è necessario montarlo. Dobbiamo costruire l'imbarcazione. Sì, saremo costruttori navali. Solo i dilettanti usano barche già pronte. Se sei un vero marinaio la costruisci da te. E adesso mettetevi al lavoro. Come capitano di lungo corso mi occuperò della parte più difficile dell'impresa. Ah sì? E quale sarebbe? La supervisione. Diciamo che sei molto ottimista a chiamarla nave. Non è proprio perfetta. Ma certo, ha solamente bisogno di una mano di vernice. Questo gioiello della marina è pronta per salpare, dopo che voi l'avrete trascinata nella laguna. Beh, almeno una parte della giornata in qualche modo si fa salvare. È ancora troppo presto per oziare. C'è un altro bel lavoretto da fare. Cosa? Ma come? Benvenuto all'inaugurazione del Krusty Krab d'alto mare! E dei prezzi ancora più alti! No, basta, mi dispiace, ma non ho nessuna intenzione di muovermi da questo posto! Non c'è problema! Non è bellissimo, Squinty? Posso preparare il Krabby Patty e vomitare allo stesso tempo! Ma chi vuole che venga a pranzare? Qui ci troviamo in mezzo alla laguna. Salve, io prendo un Krabby Patty doppio con dentro il triplo del doppio. Ecco il tuo ordine. Riposo, marinaio Squiggy. Sapevo che ci fosse anche un'isola a Gula Gun. Due chiappe a forma di scoglio! Scoglio, hai detto? Tenetevi santi! Per tutti i peli del naso di Nettuno! Krabby Patty da asporto, grazie. Storia di una stella marina che si è smarrita ai confini della marea. Di Nettuno ti abbia trovato l'inizio dell'universo?
questo orribile incubo. Oh. Questa città non è grande a sufficienza per tutti e due. Questa città non è grande a sufficienza per tutti e due. Questo sì che è proprio un bel bambino! Bene, la mia fermata è questa! Ci si vede in giro? Iha! Vai, bello! Fate buon viaggio! Finalmente! Bonjour! Sì, è proprio bello essere tornati a casa dove tutto è normale. Oh, no, no! Che cosa guardi di bello? Quasi normale! Avanti, prossimo! I miei ossequi, dottor Calimari. Il mio padrone ha il raffreddore della Transilvania e continua a starnutire. Lei può aiutarlo? Ripassa fra 2 ore e lo troverai guarito. Bene, a dopo, padrone. Quasi dimenticavo. Due ore intere? Come faccio a riempire 2 ore del mio tempo? Lo scoprirò tra pochissimo. Preparatevi a saltare sulla vostra tomba! Che bello! A me piace tanto saltare. Mi sento così libero, così snodato. Caspita, sono riuscito a fare canestro. Forza, avvicinatevi e vincete uno dei ricchi premi in palio. Oh, abbiamo una vincitrice! Ecco il tuo premio! Avvicinatevi e vincete uno dei ricchi premi in palio! Oh, preparatevi a cadere, bottiglie! Oh, avvicinatevi e vincete uno! Abbiamo un altro vincitore! Oh, ciao Slippy, devo proprio dirtelo, hai un aspetto orripilante. Oh, se è per questo anche tu hai un aspetto orripilante stasera. Dimmi, cosa posso fare per te oggi? Ecco, vorrei del cibo per pipistrelli e un collare antipulci per il mio padrone. Per il tuo padrone, che è veramente fortunato ad avere te come suo aiutante. Oh, sei sempre così gentile. Quanto ti devo, mostriciattola? Oggi offre la casa, ripugnante boccuccia. Spero di rivederti presto, tesoruccio. Mi scusi, avete i pannolini per lumache? Ah, è sempre bello fare un picnic in compagnia di vecchi amici.
Scusi, signor Lebal, lei per caso sa che ore sono? Oh, devo andare a prendere il padrone. Ci vediamo, cari amici. Spero non prestissimo, però. Ciao! Alla prossima! Dottor Calimari, sono tornato. Nosferatu, Nosferatu. Allora, dottore, mi dica, il padrone è guarito? Ya, sta molto meglio, però deve mettere queste gocce per naso due volte a notte. Oh, grazie mille, dottor Calimari. Sei stato proprio un bravo vampiro. Mm.